Bedbug, che è successo? Non aveva commesso errori. Non può essere stufato. Ha ammazzato suo cugino. No, l'ho perso. Colpa mia? Non ho recuperato molto. Spero che basti. Eccolo qui! Ti sto dietro! Guarda qui! Ora l'ho colpito! Ok, siamo qui! Forza! Andiamo! Ora ci vado addosso, occhio! Ah, adesso scappa a piedi! Ehi! Ha un'arma! Vai, vai, vai! Bisogna usare la forza! Giusto di tempo. Guardate, ora gli vado addosso. Tenete gli occhi aperti. No, cazzo. Ciao, ciao. Continuate a cercare, dovete trovarlo! Ormai stiamo perdendo solo tempo qui, andiamocene via! Ok ragazzi, ho diviso in due il video. Perché era bello lungo. Ho scoperto comunque qualcosa. Il suo computer è pieno di roba per ricattare chiunque. Senti come si chiamano le cartelle. Sex tape polizia. Corruzione capo Bloom. Falle del CDOS. Adesso gli vado addosso. Beh, che ha in mano l'arma più pericolosa di questa città. Infatti la polizia sta lontana. Probabilmente ha parlato con il capo. Riesci a vedere dentro le cartelle? No, ma ci trovo. Ce n'è anche una sul Merlot. Merlot. Sì, eccola. Bene. Arrivo subito. Oh, ora gli vado addosso! Facciamo finta? Sta scappando, sta scappando! Sarà quel pezzo di merda! Carica sta cazzo di arma, ma no, ragazzi!
cazzo di... Oh! Oh! Bastardo! Oh! Ok. Ehi, questo coso funziona? Bedbug, sei vivo? Esci subito da lì. Sono fuori. Ho pensato che potevo aiutarti ad avere le tue risposte, sai, sulla tua famiglia. Il video che abbiamo visto. Irak mi ha fatto delle domande, voleva scoprire che cosa ne so di Rose Washington. Rose Washington? Non so chi sia, ma è la tipa nel video. Irak dice che è morta. Ok, grazie. Mi servirà. Sì. Senti, io e te siamo pari, no? Siamo pari. Gran bel lavoro. Hai fatto un bel casino a Rose Fremont. Dammi delle buone notizie. Irak può ricattare un sacco di gente, tutto nel suo computer. Chiunque, dai politici corrotti ai capi del CTOS. C'è anche roba sul merlo. Lo sapevo, te l'avevo detto che era lì. Ma è criptato. Non posso accedervi, ma il video è trovato al merlo? La donna si chiama Rose Washington. Rose Washington. Conosco quel nome. Non era del CTOS. Aiden, ottima scoperta. Ho seguito il tuo IP. Ora libera mia sorella. Siamo solo all'inizio. Quel video è importante per qualcuno, tanto da spingerlo ad attaccare me e anche tuo nipote. Attento, Damien. Dai, so che vuoi arrivare fino in fondo tanto quanto me. Non era nei patti. Ma invece sì. Hai detto che è criptato, quindi non hai finito. No, non puoi farlo. Posso fare quello che voglio. Ciao, sono io. Nikki, come stai? Sono stanca. Si prendono cura di me, credo. Ma ti prego, vieni a prendermi. Ok, c'è altra gente con te. Bene, è positivo. Sii pronta a tutto. Sto arrivando. Ho bisogno di vedere Jax. Lui come sta? È molto coraggioso. Inculata? Ha preso da sua madre. Ma è testardo proprio come lo zio. Già, proprio così. Non accetta mai un no. Tempo scaduto. Ciao, ciao. 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 Ehi, ciao. Ah, compriamo un po' di roba. Il suo scopo è un altro. Ok. Una cosa alla volta. Mi servono gli altri ricatti di Irak. Solo così potrò trattare con te. Ok. Ho diviso questo video in due parti per poter non interrompere a metà, diciamo. Allora, torniamo al bunker. Insomma. I graffiti sono apparsi in tutta la città. I nostri esperti qui alla WKZ sostengono si tratti di codici QR in grado di fornire contenuti unici ai cittadini più tecnologici. Se avete voglia di avventure, cercate in giro questi curiosi simboli.
Ormai questa è la nostra roccaforte number one. Fuori dal giro. Speriamo di ritrovare la traccia. Tutto bene? Non ho granché. L'upload si è interrotto. Oh, merda. Lo sapevo. Ok. Devo trovare il modo di entrare. Sei impazzito. Se anche entrassi lì dentro, sarebbe inutile. È tutto criptato. E cosa mi suggerisci? Damien a Nick, gli dico di tenersela. Certo che no. No, non intendevo questo. Ma lui ti manipola. Sì, non gli darò questa cosa finché non saprò cos'è. Non posso fidarmi di Damien. Sì, lo so. Bene, allora dobbiamo affrontare un problema alla volta. D'accordo? Se recupero le informazioni, puoi decriptarle. No, va oltre le mie capacità. E chi può farlo? Che ne dici di quel... di quel pazzo? Tobias, prova qui. Ok, partiremo da Tobias. Ok, ma dobbiamo essere discreti. Io sono sempre discreta. Scusa. Ok. Ok. Wow. Wow. Raymond Kemp. Deve essere lui. È l'ingegnere informatico assunto per il progetto CityOS. Ha creato lui quel codice. Ma il creatore ha sempre una backdoor. E può decifrarla. Kenny è davvero bravo. Questa per me è opera sua. È un genio. No, anzi, è una vera leggenda. Le leggende sono difficili da trovare. Ormai è fuori dal giro. È sparito da quasi un anno. No, si nasconde da qualche parte. Ok. Tutti lasciano tracce online. Partiamo da lì. Dall'ultimo posto in cui è stato Kenny e andiamo a ritroso. È passato più di un anno. Ci vorrà del tempo. Ecco. Ha coperto le sue tracce veramente bene. Ma qualche volta è ripassato dallo stesso posto. Quindi ora lo tracciamo e scopriamo dov'è. In teoria, sì. Dovresti andare lì e collegarmi al computer. Farò una ricerca dal bunker. E troveremo Kenny. Aggiungi la posizione dell'ultimo segnale di Kenny. Possiamo teletrasportarci. Cazzo.
troviamo Kenny, dovrei fare attenzione. È un uomo molto pericoloso. Oh. Pericoloso? Nemico? È una spia della Bloom o un cyberterrorista? Dipende da come la vedi. Lanciò il suo messaggio lasciando al buio lo stato di New York. Me lo ricordo, era il 2003. Non solo a New York, quasi tutto il nord-est, un paio di vittime. 11 morti in tutto. E lo hanno spacciato per un bug. Quale cavolo era il messaggio? Kenny voleva avvisare tutti. Non si fidava di quelli della Bloom. Secondo me non si aspettava i morti. E ora si nasconde. Ma stiamo per trovarlo. L'ultimo segnale di Raymond proviene proprio dal posto che stai cercando. Gli hacker si nascondono facendo rimbalzare i pacchetti dati sulle botnet. Sì, ottimo trucco. Lo facevo anch'io. Sta facendo rimbalzare il segnale su tutto il pianeta. Se il segnale finisce in Cina o in qualche posto lontano, sarà un problema. No, è qui. Anche se è sparito dalla griglia, questo Kenny è un ex Bloom. E secondo me vuole stare vicino all'azione. Forse. Ma se è davvero a Chicago, perché è rimasto zitto? Non è tipo da restarsene in disparte a guardare. Ha ucciso quella gente. Deve esserci una taglia su di lui. Quindi resta nascosto. Sono il giustiziere e un pirata della strada allo stesso tempo. Sto rilevando qualcosa su Raymond Kenny. Strano tempismo, dicevi che non si è fatto vivo per un anno. Forse abbiamo allarmato qualcuno quando ho trovato il suo segnale. Allora avremo compagnia. Va bene. Sempre sti cazzo di film. Mandano qualcuno. No! Tecnico, credo. Vogliono estrarre qualcosa dai computer. Che contratto di merda. Non facciamoci pregare sui soldi. Io non abbasso la tariffa. Cosa sto cercando? Vieni al computer. Cazzo. Farò una ricerca dal bunker. Inizia l'upload. Wow. Vecchia scuola. Ecco perché gli sbirri non riescono a chiudere il club. Clara,
difendi l'area fino alla fine dell'upload. Se te pareva. Meglio formattare l'hard drive. Non voglio che altri cerchino che arrivi. So, ci penso io, li sbatto fuori. Presto! Che cazzo, corri però! Pone. Non ti è venuto in mente di meglio, Ray. Meglio formattare l'hard drive. Non voglio che altri cerchino Kenny. So, ci penso io, li sbatto fuori. Presto! Dai, muoviti!
cazzo fa? Oh, e corri! Carro armato, so. Attenzione, ci inseriscono di un inseguimento ad alta velocità nel traffico. È coinvolto un mezzo pesante. Servono unità sul posto. Pure la polizia. Ok. Ah, ci siamo dimenticati. Ho quello che cerchiamo. Ci siamo. Stai davvero andando da Ray Kenny? L'abbiamo. Peccato. Minchia, lontanissimo. Seriamente trovato? Ancora no, ma quasi. Potrebbe non collaborare. Se decripta i file, si espone molto. Questo era un informatore. I file servivano per ricattare la Bloom, no? Ce n'erano per ricattare chiunque. Un ex pezzo grosso della Bloom li dovrebbe trovare irresistibili. Quando trovi Ray Kenny, cosa hai da offrirgli? Abbiamo visto che succede a scavare. Ci aiuta a decriptare i file, si espone. Troverò qualcosa. Si nasconde per un motivo. Già. Ha tradito la Bloom. Ha rivelato gli abusi. Può servirmi. Vuoi minacciarlo? No. Un delatore vuole giustizia. Forse sta cercando un pretesto. E io posso dargliene. Stavo facendo due chiacchiere con Nicky, Peperino. Tu toccala e sei morto. Si vede che siete fratelli. È una testa calda come te. Perché hai chiamato? Si chiedeva se stessi venendo a prenderla. Che le rispondo? Ho trovato un uomo che può decriptare i dati. Dimmi tutto. Si chiama Raymond Kenny, ex sviluppatore del CTOS. E a Po, mi sto andando ora. Beh, ti stupirò. Ma questa cosa devo vietartela. Vietarmela? Ha creato lui il codice.
Raymond Kenny è anche un informatore. Sbloccherà tutti quei bei file e li manderà dritti ai media. Sai quanto vale un segreto che va al telegiornale? Zero. Te lo dico, trova un altro modo. Non c'è un altro modo. Se vuoi quei file, lasciami in pace e fammi lavorare. Damien era preoccupato. Sta cercando i ricatti in quei file. Che ha in mente? Che cosa vuole fare? Non devo farmi distrarre. Kenny è la chiave. Lui decripterà tutto quanto. E poi salverò Nicky. Ah, è qua che è successo l'incidente della figlia della sorella che è morta. Ecco perché i ricordi. Molti edifici sono rimasti senza corrente, causando una gran confusione agli ufficiali pubblici. Si sta indagando sulla causa del blackout. Ok, prima di fare ciò, sblocchiamo un po' di abilità. Albero delle abilità. Ne abbiamo 27. Minchia. Allora. Disabilita elicottero. I dissuasori mobili, ok. Ponti. È utile. Poi lo IED è un esplosivo pesante e potente. Il suo grande peso implica che non si può lanciare lontano. Hackerlo per farlo esplodere. Che vuol dire? Battimento.
Ci siamo super pompati. Devo accedere alla rete. Io andrò al centro di controllo di pompa. Trova una guardia con il codice di accesso. Hackerà il server del sito S che si trova dall'altro lato. Che scusa, no? Ok.